all'interno della contrada di San Donato per capire quale sarà il fioretto che faranno due contradaioli per l'ipotetica vincita della contrada di San Donato a questo bravio 2017, proprio con San Donato. Caro Santo, se mi fa vincere il bravio, mi fa la ceretta. Caro Santo, se quest'anno ci fai vincere il bravio, mi taglierò tutti i capelli a zero. Ok, quindi questo è il fioretto e da San Donato direi che è tutto. Torneremo perché se vinceranno questo bravio 2017 i fioretti dovranno essere fatti. Allora, siamo all'interno della contrada di Collazzi, se non si vedesse. Allora, anche in questa contrada chiederemo ai contradaioli, nonché al nostro santo, qual è il fioretto che sono disposti a fare per l'ipotetica vincita del bravio 2017. Ce ne sono dei contradaioli che sono disposti a svelare i loro fioretti. Quindi partiamo subito. Fioretto numero uno. Il primo? Sì. Numero uno. Io sono disposto a fare un tatuaggio. Dove? Dove? In una parte coperta. Bene. Solo la Fosca può vedere. Secondo la Fosca. Solo pochi possono vedere. Fioretto numero due. Dove la Fosca? Dove la Fosca? Disposto caso di vittoria ad andare a piedi, a cappuccini in ritorno, vestito in mutande, scalzo. Fioretto numero 3. Fioretto di famiglia, chi lo fa quel fioretto di voi? Tutti lo faccio io, anch'io. Vai. Cosa fate se vince con l'altro? Si dipinge i capelli di giallo verde. Giallo verde. Fioretto c'è un ciuffo. Allora, Collazzi ha espresso quali sarebbero i suoi fioretti per l'ipotetica vincita del bravio 2017. Se vincesse questo bravio, noi torneremo a mettere i fioretti in atto, quindi a riprendervi mentre i fioretti diventeranno realtà. Quindi da Collazzi è tutto, salutate! Contrada di Poggiolo per scoprire quali sarebbero i fioretti che farebbero i contradaioli per l'ipotetica vincita della contrada di Poggiolo. Primo fioretto. Su e giù per le scale del Sagrato a calzoni corti finché non c'ho ginocchi sgusciati. Secondo fioretto. Si rotola giù per Piazza delle Erbe scalzi. È lo stesso fioretto? No. Qual è il terzo? Da Piazza Grande nudo giù a ginocchioni. Da Piazza Grande nudo fino in ginocchioni. Mi serve il quarto fioretto. Eccolo. Quarto fioretto qual è? Va bene, allora, da Poggiolo direi che è tutto, torneremo se dovessero vincere il bravio 2017. Siamo all'interno della contrada di Voltaia per capire anche qui quali sono i fioretti che fanno i nostri contradaioli per l'ipotetica vincita della contrada di Voltaia a questo bravio 2017. Quindi partiamo subito. Allora, fioretto numero uno. Che facciamo? Prendiamo il rettore e lo portiamo in giro per il paese in carretta. Fioretto numero 2. Ah no, io reggo la carretta a lui. Fioretto numero 3. Due baci, uno a lui e uno a te. Che schifo, spero che mai dopo mi rifò la bocca. No, ma che si fa? Fioretto vai, numero 4. Ma non ci ho spiegato l'idea. Volevo portare il tuo in mutande per il paese. E lui si fa il giro di tutte le chiese a corsa di Monte. Allora, quindi, o il rettore in carretta o il giro di tutte le chiese corsa. Sì. Quindi direi che da Voltaia è tutto e torneremo se dovesse vincere. Se ve lo consentiamo. Salutate. Ciao. Ciao. San Daniele. Siamo all'interno della contrada di Cagnano e siamo venuti anche qui a scoprire quali sono i fioretti che fanno i nostri piccoli contradaioli per l'ipotetica vincita di Cagnano al Bravio 2017. Quindi iniziamo subito. Fioretto numero uno. Io mi tengo il fazzoletto tutto l'anno. Si tiene il fazzoletto e non lo lavi mai, vero? Su, dice sempre. A posto. Mattia, fioretto numero due, come no? Sì, vai. Mi taglio i capelli a zero. A zero zero? Pelata?
rischioso, eh? È rischioso. Vai, Ferretto numero 3. Mi tingo i capelli di verde. Si tinge i capelli di verde. Fioretto numero 4. Mi tingo le punte dei capelli di blu. Si tinge le punte dei capelli di blu. Fioretto numero 5. Anch'io mi tengo tutto l'anno, sia la notte, il foulard. Anche notte, la notte, giorno, doccia, sempre. Sì. A chi non lo... Oh, Bernardo, carissimo. Fioretto, qual è il tuo? Caro il mio santo, se quest'anno Cagnano vince il bravio, mi fa vegano. Si fa vegano. Dai, mi suda il prosciutto, veloci! Gli suda il prosciutto, vai! Io mi taglio i capelli, come non si sa? Come a caso? A caso, però dai, un pochinino sì, dai. Si sa un pochinino. Un pochinino sì. Ci sta. Se no, aspetta, regalo prosciutto a Ciamberri. Quando è vegano però, così non lo mangio. Va bene. Fioretto? Niente fioretto, fioretto. Mi tingo i capelli verde e blu. Si tinge, quindi o ci si taglia i capelli, o si tinge i capelli verde e blu, o si diventa vegani. Mi faccio le trecce in tutta la testa e me le dipingo di verde e blu. Trecce dipinte di verde o blu, oppure si tiene il fazzoletto sudicio tutto l'anno. Bene, io direi che da Cagnano può essere tutto. Torneremo nel caso di vincita di questo bravio. Di questo bravio 2017. Salutate! Siamo all'interno della contrada di Talosa e anche qui siamo venuti a sapere quali saranno i fioretti per l'ipotetica vincita della contrada di Talosa al Bravio 2017, contrada che fra l'altro è piena di ragazzi. Lui è il nostro Santo Mario Brosso. Allora, partiamo subitissimo con il primo fioretto. Melissa! Allora, io se vince Talosa salterò in giro come un cavallo. Come un cavallo. Eccole, voi che fate se vince allora, Talosa? Allora, se vince Talosa noi andremo in giro per Montepulciano. Per tutte le contrade, una dipinta di giallo. E una di rosso. Una dipinta di giallo e una dipinta di rosso. Chi c'è? Te che fai se vince Talosa? Credo mi taglierò tutti i capelli. Si taglierà tutti i capelli. Qui che facciamo se vince Talosa? Infilo il capo nell'acqua gelata. Infila il capo nell'acqua gelata. Viola. Io mi tingo i capelli di rosa. Si tinge i capelli di rosa. Io mi taglio i capelli. Si taglia i capelli. Chi manca? Il grandissimo Tommaso. Io mi taglio i capelli a zero pure io. Si taglia questo ciuffo. Mezza parte rossa e mezza parte. Si taglia questo meraviglioso ciuffo facendosi mezza parte rossa e mezza parte gialla. Sì. Allora io direi che da Talosa è tutto. Nel caso di vincita noi torneremo per do. Chi è? Lei non la, non la vuole fare. No, dai, Eugenio si butta, Eugenio si butta. Allora, dica. Se vince Talosa io vado in giro per Montepulciano con metà testa colorata di rosso e l'altra metà di giallo. Eccola, Matilde. Ciao. Io quando vince la Talosa prendo il tamburo e suono. E suono. Maria. Se vince Talosa io mi tingo i capelli di giallo e rosso e divento pazza. Grande, diventa pazza Maria. Allora, se vincesse Talosa torneremo a documentare la nostra pazza Maria. Io direi che da Talosa è tutto, torneremo dopo il bravio. Siamo all'interno della contrada delle coste e anche qui stasera siamo venuti a sapere quali sono i fioretti che i nostri giovani contradaioli sono disposti a fare per l'ipotetica vincita della contrada delle coste a questo bravio 2017. E allora direi di partire subito. Fioretto numero 1. Ma io inizierei nelle prime tre posizioni. Se arriva terzo mi faccio la ceretta alle gambe, tutte. Da, totale. Da qui fino a qui. La fo, è la fo, la fo. Però se arriva secondo mi faccio i capelli giallo e blu. Se arriva prima però... A zero. No, i capelli a zero ma sei matto. Casomai, boh. Doni 500 euro. Non lo so, scrivete voi nei commenti. Vai a giro in ginocchioni per il paese. In ginocchioni, è troppo grosso il paese, no. No. Potrei andare in giro vestito con il meno possibile. Con il, interessante, con il meno possibile. Le mutande rosse e gialli. Caro Elia, Elia, vero? Vai, dimmi il tuo fioretto. Allora, io non sapevo manco che si faceva il fioretto. Però, vabbè, lo so, ora lo sai, puoi andare tranquillo. Voglio comprare un pigiama delle coste rosso e ma che rosso, giallo e blu. Attenzione, qui si sbaglia anche i colori stasera. Un altro fioretto.
Io compro... Non lo so. Chiedi l'appuntamento a Obama. Ok. Chiedi l'appuntamento a Obama. Sì. Un altro fioretto, vediamo un po'. Io spendo le 100 euro che ho salvato. Attenzione, spende le 100 euro che ha messo da parte. Cominciamo a andare sul serio, sulla tensione. Altro fioretto. Non so, indosserò il fazzoletto per una settimana. Indosserà il fazzoletto per una settimana. Già sentito anche nelle altre contrade. Carissima, altro fioretto? Per due giorni vado al giro col paese e dico viva le coste. E dice, bellino, viva le coste. Anita, la nostra attrice, prego, deve esprimere l'ultimo fioretto della serata. Ha una grande responsabilità. Glielo dico, vai, si concentri. Anita, per 1 milione di euro l'ultimo fioretto della serata. Vada. Compro un paio di scarpe bianche e le butto nella vernice gialla e blu. Interessante. Eccolo, si butta anche lei? Aspetta, le scarpe di 100 euro. Scarpe costose buttate nella vernice gialla-blu. Vabbè, poi non è problema. Mi vesterei con la maglietta delle coste e il fazzoletto per una settimana. Senza lavarsi però, eh? Lo so. Anche nel bagno, sbaglio anche con la Lo so, è difficile. Allora, io direi che anche questa sera dalle coste è tutto. I fioretti li abbiamo espressi, il santo l'abbiamo venerato. Torneremo per l'ipotetica vincita di questo bravio. Dalle coste è tutto. Allora, buonasera, siamo all'interno della contrada sobrissima di Gracciano, come si può notare, e anche qui siamo venuti a chiedere quali sono gli ipotetici fioretti per la vittoria di Gracciano a questo bravio 2017. Ce ne sono tanti che hanno da dire i propri fioretti, quindi partiamo subito. Fioretto numero uno. Allora, se si vince il bravio di quest'anno io farò a corsa tutto il percorso delle botti. A corsa tutto il percorso. Coraggiosa, coraggiosa. Eccola. Se il Gracciano vince, io girerei mutande per tutto il paese dalla felicità. In mutande dalla felicità. Sei una grande. Eccola. Vai, se si vince il premio delle botti mi tingo i capelli nero e verde. Si tinge i capelli, vabbè, manca solo il verde quindi. Perfetto. Eccole gli altri fioretti. Vai. Dai. Nessuno li vuole fare qui? Sì, sì, noi. Eccoli, ecco i maschi virili, vai. Se si vince il bravio, ci si pittura tutti verdi e neri in mutande su per il paese. Verdi e neri in mutande su per il paese. Dai, dai. Allora. Non so io. Incomincio. Di qualcosa alle altre contrade. Tipo? Non lo so questo. Sarà improvvisazione. Sì, improvvisazione. C'è qualcun altro che lo vuole dire? Incomincio a cantare. Allora, io farei tutto il giro del paese. Tutto il giro del paese. Allora, quindi ci sono poche opzioni. O i capelli neri e verdi o il giro del paese, mutande, insomma. Queste contrade hanno espresso tutti i loro fioretti. Domenica sarà la corsa e noi domenica sera torneremo all'interno della contrada che vincerà il bravio 2017 per mettere in atto i veri fioretti. Direi che da Gracciano è tutto. Salutate contrada! Ciao! Alleluia, buon santo, buon alto! Bravi! Allora, siamo all'interno della contrada di Voltaia, che fra l'altro è la contrada vincitrice di questo bravio 2017. Eravamo venuti qui un paio di giorni fa per chiedere quale sarebbe stato il fioretto in caso di vincita. E il fioretto era proprio portare il rettore in carretta. Quindi i contradaioli stanno partendo, il rettore è già posizionato nella carretta. Noi ora riprenderemo qualcosa e rettore cosa ci dice? Che ti devo dire? Vogliono male, però intanto il fioretto da Voltaia è stato rispettato. Quindi io direi che da Voltaia può essere tutto e farei salutare ai contradaioli. Salutate! Saluto! Ciao!